ad un anno dall'inizio della pandemia del Covid-19, ci siamo accorti che non solo in Italia, ma in tutto il mondo sono aumentate le discriminazioni. Le discriminazioni nei confronti delle persone più fragili, dei giovani, degli anziani, delle donne. E probabilmente dobbiamo ripensare al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere. La Fondazione Bruno Kessler, con la firma del protocollo per le pari opportunità, che è fortemente voluto dall'Unione Europea, vuole dare anche una dimostrazione di come un ente di ricerca, un ente aperto, qual è la Fondazione, possa essere anche un centro in cui si superano queste difficoltà. È un centro di inclusione la Fondazione, è un centro in cui le persone, indipendentemente dalla loro origine, dalla loro provenienza, religione, sesso, nella realtà lavorano insieme, lavorano per costruire il futuro e la modernità. Da questo punto di vista, la firma di questo protocollo non è solo un atto formale, ma è in realtà una piena convinzione di quello che in esso viene riportato.